Buonasera, buonasera cari amici di LiveGP.it e benvenuti alla puntata numero 360 di Circus, il consueto appuntamento del lunedì sera dedicato al mondo del motorsport. Come vedete anche questa sera mi trovo in compagnia dei miei due fedelissimi, fedelissimi con tre S, compagni di avventura che vado subito a salutare. Naturalmente un bentornato con noi anche a Nicola Saglia. Ciao Nicola! Ciao Marco, buonasera a tutti. E un bentornato anche al nostro Luca Pellegrini come sempre reduce da un lungo weekend per usare una sua citazione celebre. Ciao Luca. Ciao Marco, buonasera a tutti. Ne abbiamo di cosa da dire tante 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 questa sera. E cercheremo di farlo naturalmente nel corso di questa puntata numero 360, come vedete in sovraimpressione anche dalla nostra sigla, saremo in compagnia di due Graditissimi ospiti per parlare di motorsport a 360 gradi. Ma prima di andare, di andare ad introdurre il primo dei nostri ospiti di questa sera, vi ricordiamo subito le coordinate per poterci seguire in diretta. Naturalmente sul sito livegp.it per seguire tutte le news sul mondo del motorsport. E vi ricordiamo anche che è possibile iscrivervi al nostro canale YouTube attivando la campanellina per non perdere nessuna delle nostre novità e poi mettete anche un bel mi piace alla pagina Facebook di livegp.it e ascoltate Radio Live GP su Spreaker, Spotify, iTunes e Google Podcast. Come vedete questa sera avremo due grandi ospiti, Piero Longhi e Kevin Ceccon. Io direi subito, crediti ragazzi, di, di dare il benvenuto al primo di questi due ospiti e allora io direi di salutare con grande Cordialità il primo degli ospiti che torna a farci visita questa sera, Piero Longhi. Ciao Piero, bentornato. Ciao, ciao a tutti, ciao Luca, ciao Nicola, ciao a tutti. Allora, intanto come stai? Weekend per te impegnativo a Imola. Uh, invece, come è andato il tuo ultimo weekend? Ti sei un po' rilassato? <ride> Ah, benissimo, sono stato a casa. Guarda, ah beh, allora <ride> c'è il miglior stran relax. <ride> stranamente, sì, stranamente non c'era nessuna, nessuna gara in pista o rally che sia no? Ecco, sapete perché ho detto weekend impegnativo a Imola? Perché Piero, nel fine settimana degli ACRS in Weekend, è andato in scena a Imola, non è stato solo impegnato come di consueto nelle vesti di organizzatore del campionato Top Jet FX 2000 Formula Trophy, che sta riscotendo. Eh, come ben sappiamo, un grande successo anche a Imola, oltre 30 monoposte iscritte, ma soprattutto è tornato a indossare tutte casco. Allora, Piero, ci racconti un po' intanto com'è andata per chi non, ti avesse, non ci avesse seguito in, in televisione, in streaming, e come è nata anche questa idea di tornare a, a provare l'ebbrezza di mettersi al volante di una monoposto. Ma allora, sì, come hai detto tu, visto. 38 macchine, mi sembra precisamente 38 a Imola, che sono, che sono tante perché eravamo circa in 30 a Monza, ma c'erano anche la serie austriaca, che oltretutto, oltretutto doveva anche essere doveva, in teoria, era prevista che ci fossero anche loro, ma forse, fortunatamente, visto i numeri, è andata meglio così, perché poi, anche in pista, visto, infatti, come hai detto corso, anch'io effettivamente c'era. C'era del gran traffico, anche se poi le cose sono andate, direi, comunque abbastanza bene. E quindi, in questa doppia veste, ti dico: ringrazio soprattutto Paolo Avrini, che mi ha dato una grossa mano quando, mentre correvo, così come, come Greco e Luca. Che, che insieme abbiamo gestito appunto questa, questa situazione, visto che appunto ogni tanto ero, ero impegnato al volante. Ma è nata, guarda, è nata così per, per gioco. Se hai notato, hai visto la macchina che era in livrea Top Jet, perché era la vettura che, usato, che ha vinto tutto il campionato Top Jet FX 2000, eh, Formula 2000 l'anno scorso, con, con Dino Rasero. E che lui ha tenuto perché adesso usa una vettura più nuova e alla fine, eh, mi sembra la penultima gara sia sì, a Misano: mi ha detto, Ma guarda se la macchina è lì, se vuoi <ride> usa E io ho preso e tu non te lo buco. sei fatto ripetere due volte, no? Effettivamente, no, perché ci avevo proprio dopo, dopo. Ti ricordi che l'ultima gara l'ho fatta a Misano dopo quattro anni? e L'anno scorso eh, mi ero divertito molto, oltretutto appunto in gara 2 siamo riusciti anche a vincere la gara, eh, c'erano situazioni un po' strane, un po' di bagnato, un po' di umido e mi è ritornata veramente voglia di, di usare questo, questo tipo di vetture e quindi quest'anno ho detto 2021 sicuramente faremo qualche gara. Adesso abbiamo fatto questa gara qui. Sto programmando anche di, di riuscire a rifare anche Valle Lunghe Misano se, se riusciamo, ma vediamo per ecco, siamo quindi gli avversari sono avvisati, insomma, dai, <ride> ci dai una, <ride> ah, una news eh. in anteprima, <ride> gli avversari. No, direi che non, 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 sono, non preoccupo così tanto soprattutto. Poi cosa vuoi? La vettura, anche eh, che è una vettura bellissima, velocissima, e tutto quando ci sono queste situazioni, puoi immaginare che. Eh, bisogna stare veramente molto molto attenti eh, per non fare dei danni e per non, oltretutto ecco, per non, non creare anche delle situazioni eh certo. di, di strane con quei, quei nostri diciamo piloti driver che si stanno giocando anche il campionato quindi, anche perché eh, adesso sì, in effetti la, la competizione entra nel vivo, mancano le tappe conclusive della stagione Vallelunga, poi Misano e, e quindi ci apprestiamo a vivere un finale davvero emozionante, anche per questo campionato, che ha confermato uh, tutto quanto di buono, seminato negli anni scorsi e che si è concretizzato in particolar modo in questa stagione, con queste griglie davvero molto corpose, piene di piloti che rappresentano un giusto mix tra uh, gioventù ed esperienza, è corretto, sì, hai detto bene. Eh, anche se ti dico la verità, eh, effettivamente in questi ultimi anni il livello si è alzato tantissimo perché i, i, primi, i primi piloti da, da Dino Rasero, Bernardo Pellegrini Peppa Leo, che è rientrato ed è andato subito molto forte hanno anche delle vetture molto veloci, velocissime e, e quindi il livello si è veramente alzato tanto forse anche troppo per, nostro, <ride> per la nostra serie però come sai eh, ci sono tutte le divisioni delle classi quindi Bene o male, anche chi ha vetture meno performanti, comunque fanno, fanno la loro gara. Eh, guarda, guarda lo schieramento, sono, sono in curva eh sì. gli ultimi. <ride> non vedo tu dove sei, valore. Piero? Così lo diciamo a chi ci sta seguendo. Io, non so se quarta gara 1 o 2, ma comunque ero abbastanza in quarta quinta fila. Sì, mm. sì, questa mi sembra che sia la domenica mattina, quindi gara 2 sì. dovrebbe essere. Sì, se gara 2 è una fila avanti rispetto a, a gara 1. E anche qui, come vedete, visto le tante macchine, sono stati veramente molto bravi tutti perché la partenza, almeno la partenza, si è, si è, si è conclusa comunque senza, senza problematiche. E il giorno prima Bernardo Pellegrini ha avuto una falsa partenza, nel senso che purtroppo si è leggermente morso e quindi ha preso un drive-thru. Era in testa alla gara, e invece, in gara 2, come avete visto, nessun problema. E infatti, e Bernardo in... Pellegrini, ricordiamo che è il leader della classifica assolute nella FX2000 mentre Salvatore Liotti sta dominando la FX2, quindi effettivamente Piero c'è una bella bagar non soltanto per le due classifiche assolute, ma anche per le singole classi, perché come possiamo vedere da queste immagini effettivamente vediamo tipologie di monoposto eh, differenti tra loro, ma capaci comunque di regalare un bel mix anche a livello tecnico, non soltanto dal punto di vista dei piloti. Eh sì, quest'anno soprattutto con l'unione con, con la, diciamo, la vecchia Formula X eh, abbiamo, eh, abbiamo aggiunto un mix di vetture veramente importante, eh, Formula 4, Formula Renault, eh, varie Formula 3 dalla 308, addirittura abbiamo avuto due, due, due gare, la 320, la nuovissima 320, qua con Simonazzi che era completamente trasparente perché faceva dei test. E, e qualche gara prima con, uh, con Paolo Breisnik che, che ha portato al debutto nella nostra serie questo tipo di vettura. Quindi una vettura veramente top, nuovissima. Fino alle, alle Formula 4, che è, oltretutto con piloti molto giovani, minorenni e velocissimi, con la Jenny Sonzoni, che è la nostra, l'unica lady che addirittura dà qualche problemino ai, ai maschietti ogni tanto, e quindi fanno dei tempi da metà classifica in su con, con vetture che non sono eh, diciamo così tanto performanti come le prime quindi direi che il mix funziona, funziona molto bene e, e come dicevo anche se il livello si è alzato tantissimo però con tutte le classi che abbiamo diciamo che abbiamo queste, queste lotte di, di classe fino, fino alla fine del campionato eh, anche se le posizioni diciamo assoluto sia dell'FX2 che dell'FX2000 da parte sia di Bernardo Pellegrini che di Liotti hanno comunque in questo momento. un. Sembrano eh, abbastanza un, consolidate. In questo momento, sì, sembrano abbastanza consolidate, però, eh, due gare sono due weekend, sono quattro gare, ci sono ancora 100 punti, eh, più di 100 punti in, in palio. Quindi direi che fino alla fine, secondo me, bisogna aspettare fino all'ultima gara, fino, fino a Misano. Ecco, eh, tra l'altro salutiamo anche il nostro ascoltatore, Grand Prix Tri, che ci scrive beh, però sarebbe bello avere una competizione mista anche in, in Formula 1, beh sì, chiar eh, chiaramente eh, sarebbe un'idea abbastanza stravagante, magari potrebbe venire in mente quei, eh, a quei matacchioni di Liberty Media, Nicola tu cosa ne sì. pensi su questa proposta? No, più che una composizione mista in Formula 1, a me piacerebbe avere la terza macchina per i, per i top team almeno, o, interessante. Esatto, o, interessante. o almeno i primi cinque team, dargli la possibilità di avere la terza macchina. Allunghi il, il parco partenti e è la possibilità anche ai piloti, magari, ma gli puoi mettere l'obbligo di mettersi un giovane, non lo so. Quello anche sarebbe interessante. Eh, abbiamo parlato Inizio. di griglie davvero numerose uh, nel uh, campionato Top Jet FX 2000. E invece in Formula 1 da anni, e qui sposto lentamente l'argomento verso la Formula 1. Sì. Da anni ormai siamo fermi a 20 vetture in griglia e all'orizzonte non si travede neanche la possibilità per nuovi team, nuove realtà di entrare in, uh, nel circus. Quindi i 20 monoposto sono un po' pochine. Effettivamente la terza macchina, magari. Se non per tutti i team, non obbligatoria per tutti i team, ma magari trasparente ai fini della classifica di campionato potrebbe essere un'idea comunque valida. Secondo me, sì, oltretutto un'idea: c'è cioè un'idea, una proposta che, che sento da, da un po', da qualche anno addirittura, e che è effettivamente è ritornata un po' più concreta, diciamo, in, in questi ultimi mesi. Secondo me eh, sarebbe molto, molto interessante. Dai la possibilità. Beh, due, 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 eh, due vantaggi, uno una griglia sicuramente più consistente ma l'altro soprattutto eh, oggi come oggi visto le difficoltà i costi come, come eh, stiamo vivendo una di queste problematiche con Giovinazzi no? che va fortissimo, sta andando molto forte ma forse arriva non so se è un cinese o un giapponese con 20-30 milioni di dollari a quanto pare è il cinese Guan Yu Zhu che sembra avere un budget importante dalla sua, soprattutto un budget Quindi, forse più budget eh. che talento potremmo dire Ecco, questo è per dirti: se fosse questa possibilità, Giovanni Alzi potrebbe rimanere al suo posto e il cinese potrebbe comunque correre con questa terza vettura, fare, fare esperienza e, e capire effettivamente se, se, se poi eh, ne vale la pena solo per i soldi che porta oppure anche per la bravura. Quindi, secondo me sarebbe molto interessante. Non so a livello: sì, sicuramente non per tutti i team, perché ci sono dei team, tra virgolette, privati che come come sapete fanno già fatica a chiudere, a chiudere la stagione eh, però per le case diciamo ufficiali per i top team secondo me non sarebbe una spesa così elevata, elevatissima diciamo. sicuramente un costo in più ma si potrebbe gestire in un certo modo e potrebbe essere sicuramente molto interessante per far approdare i giovani e, fargli, e, e non metterli sotto pressione subito perché questo è un altro, è un altro discorso importante sì, eh, chiaramente, però si dovrebbe riconsiderare il discorso del budget cap che dall'anno prossimo tornerà in auge in Formula 1. Chiaramente, un po di, ci sono un po' di correnti contrapposte. Da un lato, la necessità, che comunque credo sia abbastanza sentita anche da parte degli appassionati, di avere delle griglie più numerose, dall'altro, quella per i team di contenere i costi, soprattutto in un periodo di uh, difficoltà economiche. Luca Vabbè, sì, Pellegrini. Però sicuramente la, la variabile costi è, è la variabile sicuramente più, più importante ed è quella che probabilmente non fa fare questo, questo passo ecco. esatto Luca la prossima settimana tu sarai a Monza giusto? prossimo weekend perché ci sarà che cosa? c'è il GT Open, a Monza. Il GT Open. No, sì, sì. però e adesso creo un assist improbabile per la tua domanda, Piero a Monza, nel Gran Premio d'Italia, abbiamo assistito a un episodio controverso. Che forse tu potresti eh, potresti approfittare dell'esperienza di Piero Longhi, magari per chiedergli un parere no, su quanto è accaduto, che ne dici? Ma penso che l'episodio lo conosca bene, quindi lascio a lui la parola. la settimana scorsa mi hanno detto che è un contatto di gara, semplicemente. Nostro, la nostra opinione è quella, e non cambia come è stato per Silverstone, è stato anche per Monza però un pilota forse ha un'idea diversa o magari è uguale alla nostra, non lo so. No, guarda, io pur che sono sicuramente più verso Hamilton come passione, diciamo, come, come tifoso, ma eh, concordo anch'io che è un contatto di gara. L'unica cosa, ecco, per dirti di Silverstone, eh, fossi stato in Verstappen col punteggio che, avevo, che aveva e con la... Diciamo il vantaggio che aveva avrei tirato sul piede e, e avrei fatto passare Hamilton e, e, e Buonanotte, eh, però, qui sì, secondo me, è comunque un, un, un contatto di gara, direi: colpa al 50%. Uno non ha mollato, l'altro non gli ha dato spazio, gli ha dato la fine. Eh, sì, sono anche, anche, secondo me, è così. No, no. Potremmo chiedere sempre al pilota un'opinione di un altro tema che ha tenuto banco abbastanza, ossia la famosa gara -corsa a corsa Spatanco-Cham, molto entusiasmante da vedere, riguardo la Formula 1. Aspetta un attimo, abbiamo qualche problema di collegamento con Piero, vediamo che si è frizzata l'immagine, vediamo se riusciamo ah, mi avete a... Sentito. Eccolo qua, adesso, adesso ti abbiamo recuperato ah, Piero, okay. sì, sì, puoi, ah. eh, puoi riprendere. No, non so dove finora mi avete sentito, ma concordo sul fatto che è, che è stato un, un incidente di gara. Ok, no, no, quello no, ti avevamo sentito no, tranquillamente, no. ma poi Luca ti aveva posto un'altra domanda. Ecco, Luca, ah, prego. sai che non ha sentito, no, ah. diciamo che eh, approfittiamo del pilota chiedendo eh, un commento sulla gara di Spa franco -Champ, che sappiamo benissimo come è finita e come si è svolta, che ne abbiamo ah, ah, parlato anche sì, in questo sì, caso abbastanza. Secondo me lì hanno fatto una figura che è pessima, ti dico una roba che non ha, non ha senso, perché eh, no, non sul fatto di non fare la gara, perché eh, bisogna essere lì, effettivamente c'era tanta acqua, Qua, molti dicono, ah ma una volta si sarebbe corso, secondo me non vuol dire niente, perché i tempi sono, sono diversi, le vetture sono diverse, è tutto, è tutto diverso, quindi secondo me non si può fare un paragone con il passato. Tanto per dirvi nei rally. Nel rally una volta si provava con le macchine da corsa a strada aperta. Adesso sarebbe impensabile. Quindi, sono discorsi che, secondo me, non dico la bar, ma quasi quello che è assurdo. È, è, ma effettivamente dopo lo stesso, diciamo, Todd è intervenuto e aver dato dei punti eh, dopo due giri di, dietro una safety car. Cioè, questo <ride> è una roba che penso che, che nessuno possa. Possa dire il contrario ecco sul, invece sul fatto di che non hanno disputato la gara come ho detto prima era da vedere bene le situazioni da quello che, da quello che ho sentito i piloti almeno fino a quel momento lì effettivamente hanno detto che era molto difficile poter correre in quelle condizioni ma non si può correre basta o, o la fai il giorno dopo non è possibile chiusi, la nulli è chiuso, è chiuso. Ma, ecco ma tra l'altro anche le immagini che stiamo vedendo insomma, ci dimostrano come a volte non sia necessaria la pioggia per poter innescare delle carambole alle spalle della safety car a volte le situazioni di gara possono creare delle problematiche come è avvenuto in questo caso a Imola per fortuna tutto ok per quanto riguarda i, i piloti coinvolti Piero ti facciamo un'ultima domanda e poi ti, ti salutiamo eh, prossimi appuntamenti che ti riguardano, quindi ti vedremo presumibilmente presto di nuovo con tutte casco ma soltanto in pista o ti concederai anche qualche ritorno ai rally ma guarda no se, non solo pista adesso proprio in questi giorni qua stiamo programmando ci sarebbe un'idea per fare la legend con una vecchia subaru vecchia vecchia sì ma molto molto bella una subaru vrc s7 e, già una vettura elettronica col cambio volante, una macchina del 2001, quindi una vettura ex Solberg, e, oppure delle, delle gare qua in zona da noi, però secondo me uno per poi dopo stiamo anche programmando vabbè, delle gare in pista con la macchina Rally, in Monzino, Rivedovati piuttosto che... E c'è un'idea anche di, fare, di poter fare qualcosa nel, nel VRC a Monza che... Eh, come avete saputo in, proprio in questi giorni hanno confermato eh sì, eh, il fatto che sì, anche quest'anno il Monza, diciamo il vecchio Monza Rally Show viene trasformato in, in, in l'ultima gara del WRC perché il Giappone come ha fatto per, il, per la Formula 1 anche per il rally ha diciamo annullato la gara quindi c'era questa esigenza sarebbe carino perché l'anno scorso è stata una bella bellissima gara sia in circuito che fuori fuori poi ha nevicato quindi Stato, diciamo un rally, un rally vero in circuito comunque mh, a parte, a parte le, le, i pezzi del, 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 del circuito sono stati fatti dei pezzi interni dove dove, dove c'era la terra dove comunque era c'era una difficoltà abbastanza visto che c'era bagnato fango quindi alla fine anche i piloti una gara una gara tipica ma mi è piaciuta molto che quest'anno oltretutto la FIA Uh, ha detto che uh, l'anno scorso mi sembra che erano due tappe d'asfalto, cioè due tappe in circuito e una di PS. Invece, visto comunque che parliamo di, di, rally, di rally veri, sarà sicuramente due tappe fuori di PS. E una sola penso l'ultima in circuito. Beh, insomma, saremo pronti per. Marco, per fare il, il tifo per te, per sostenerti, qualora ci fosse questa opportunità, si dovesse concretizzare. Luca al volo, ultima domanda per Piero. No, che tra l'altro quest'anno anche a Spa eh, è stata, Spa Franco Champ è stata utilizzata per il mondiale in occasione del rally del Belgio. E a proposito di rally, se eh, mi permettevi, volevo chiedere a Piero, ha detto del rally delle nuove auto che debutteranno l'anno prossimo, i nuovi regolamenti che per qualcuno. Neville in particolare hanno suscitato parecchie polemiche, le nuove macchine ibride, le Rally 1 che debutteranno l'anno prossimo nel mondiale. Cosa ne pensava di queste macchine? Sì, l'altro eh, anno ci sarà, io ho, ho, ho visto proprio in questi mesi la, la Ford, la Ford, la Hyundai che stanno testando queste vetture. Ho, ho, ho letto. Il eh, che eh, 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 mi sembra eh, abbastanza, abbastanza veritiero il fatto che forse per pochi secondi con il discorso elettrico potrebbe, son, potrebbero, si potrebbero raggiungere eh, i 450 passacavalli. Questo beh, per fortuna per pochi secondi, eh, perché vi ricordo che qua siamo su strade aperte, quindi queste vetture già a VHC, di ultima generazione sono velocissime io ogni tanto li vedo, li vedo da fuori boh, non so nemmeno sinceramente come fanno andare così forte macchine che sembrano esteticamente delle macchine del vtcc perché hanno aerodinamica e tutto quindi secondo me oltre tanto oltre è meglio sicuramente non, non andare eh, però ci saranno queste possibilità perché con l'elettrico come sapete ci potrebbero essere questi incrementi di potenza per pochi per pochi tratti e, e vedremo, vedremo come, come, come andranno, secondo me sono, sono interessanti, è il, un primo step, poi dirti che cambieranno di tanto, penso di no, a parte queste, 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 queste opzioni, e, però è il primo step eh, che, che anche nei rally, visto che in Formula 1 c'è da, da qualche anno, da parecchio, era, era, un, era un passaggio che, comunque, erano sono obbligati. Ed erano obbligati a farlo. Insomma, anche qui novità interessanti in vista del futuro, ma sarà un piacere, naturalmente, anche poterne commentare e discutere anche in tua compagnia, Piero, in occasione delle prossime puntate di Circus. Io, intanto, volevo ringraziarti per essere stato in nostra compagnia e, naturalmente, ci vediamo molto presto in pista. Grazie, Piero. Grazie a tutti, grazie. Ciao Luca, ciao Nicola, ciao Marco. Un ciao, ciao. saluto. Grazie, grazie Piero Longhi per essere stato in nostra compagnia. È sempre un piacere eh, avere dei nostri, un campione eh, per quanto riguarda il mondo dei rally, ma anche un, uh, un conoscitore a 360 gradi del motorsport. Ma siamo subito pronti per andare a introdurre, puntata davvero rapida, dinamica, scoppiettante come piace a me, pronti per andare a introdurre quello che è il secondo ospite di questa serata e torna a farci visita soprattutto dopo un bellissimo successo col colto nel precedente round del TCR Italy a Imola allora diamo il bentornato a Kevin Ceconna. ciao Kevin Ciao Marco, buonasera a tutti Bentornato con noi, bentornato in nostra compagnia, come stai innanzitutto? Bene dai, abbastanza bene, grazie, e tu? Stiamo, siamo in gran forma Kevin, siamo in gran forma e credo che anche tu sia molto carico in vista anche di questo finale di stagione perché adesso abbiamo il, il rush finale al Mugello laddove si assegnerà il titolo del, TR, del TCR Italy però prima volevo fare con te un passo indietro perché insomma questo weekend di Imola per te il tuo team è stato un po' eh, a due volti perché gara 1 sfortunata ma poi vi siete ampiamente rifatti in, in gara 2 ci racconti un po' come è andata? Sì, diciamo che abbiamo fatto una qualifica mh, sufficientemente buona visto il BOP e il compensation che avevamo in gara 1 fondamentalmente eravamo in zona punti mi sembra sesto, settimo mh, giù di lì comunque e saltando su un cordolo si è, si è rotta la sospensione posteriore che ci sta visto il peso che avevamo in macchina, visto le altezze che avevamo in una pista come Imola, che comunque sollecita molto la meccanica, può, può succedere. E invece in gara 2, come si vede in questo momento dalle immagini, in un secondo in parte a Poloni, ho passato all'esterno di curva 1 Poloni, e da lì in poi siamo, siamo andati avanti verso una cavalcata, praticamente quindi da lights to flag. Eh, non è stata facile come, come a dirla nel senso che ci sono state parecchie safety car quindi ci sono stati eh, parecchi stravolgimenti soprattutto alle mie spalle tanti incidenti quindi comunque è stata una gara entusiasmante e, e partendo sempre così eh, mettendo un buon distacco sugli altri e poi trovandosi sempre con il distacco azzerato per via delle safety car non è facile Beh, tra l'altro, abbiamo visto questa tua splendida manovra all'esterno del tamburello e lì, effettivamente, eh, io credo che sia stata la mossa decisiva per la conquista del successo eh, perché ti ha consentito di portarti subito al comando e poi, comunque, sei stato davvero molto bravo a rintuzzare gli attacchi degli avversari alle tue spalle eh, difendendoti. Sembrava che la tua vettura fosse larga il doppio rispetto alle altre, oltre che pesante, quasi il doppio. <ride> Sì sì, bastava aprire le portiere in dritto e c'eravamo. <ride> Insomma, dai, una vittoria che, che ci voleva, adesso tutto aperto in vista del, del rush finale al Mugello, come, come la mettiamo Kevin? Ma è... non, non bisogna crearsi né problemi né aspettative, sarà un bel weekend, un weekend interessante anche per il fatto che eh, si giocherà tutto la domenica perché entrambe le gare saranno la domenica, quindi eh, un weekend insolito eh, per noi del, del TCR Italy. E quindi vediamo, eh, diciamo che eh, sarà entusiasmante giocarsi un campionato intero in un giorno. Ma siamo in tanti perché siamo comunque in 5 a lottarcelo, quindi non sarà, non sarà assolutamente facile, anzi. Sarà, sarà molto, molto divertente. Senti, ti saresti aspettato inizio stagione di trovarti a questo punto, alla vigilia, vigilia dell'ultimo round stagionale, comunque con uh, tutte le carte in regola per poter puntare al titolo? Beh, diciamo che questo era l'obiettivo, poi ci si pone sempre obiettivi e, e non sempre si riescono a raggiungere. In questo caso, ce l'abbiamo fatta questo è, è molto buono per noi e vedremo, vedremo poi al Mugello come andrà sicuramente partiamo sfavoriti per il fatto che non abbiamo più scarti perché partire settimo a Imola non è una grande idea perché in entrambe le gare che sono partito settimo mi sono ritirato e invece in entrambe le gare che sono partito secondo l'ho vinte tutte e due quindi eh, non avendo scarti noi non possiamo sbagliare gli altri magari qualche jolly in più ce l'hanno però vedremo c'è il nostro ascoltatore Grand Prix 3 che ci chiede: è dura reggere due gare in un giorno? Non soltanto dal punto di vista fisico, ma anche mentale. Immagino. No, vabbè, sono gare comunque corte. TCR Italy è 30 minuti più un giro, quindi sono gare da 32-33 minuti. Quindi diciamo che è abbastanza, è abbastanza fattibile. Non possiamo dire che è, è difficile, perché sennò chi fa le 24 ore si spara. <ride> quindi <ride> no, <ride> è, non è difficile. <ride> Diciamo che bisognerà stare attenti in gara 1 perché se si fanno danni importanti non parti in gara 2. Questo chiaro, potrebbe essere certo. una chiave di volta, una chiave di lettura diversa rispetto, rispetto al solito. Più che eh, la questione fisica. Salutiamo anche il, il team principal del, dell'aggressive Team Italia, Mauro Guastamacchia, che ci saluta eh, ti è manda molto, anche un cuoricino. Guarda Kevin, hai visto è molto azzi il cuoricino. Occhi, il cuoricino. <ride> <ride> non lo commentiamo, però è, è molto attivo, molto tecnologico con l'hashtag anche il nostro hashtag. We are aggressive, è, è sul pezzo anche con la tecnologia. Il nostro team principal bene, bene, questo ci fa sicuramente piacere. Allora sentiamo un po' le domande anche da Nicola e Luca per il nostro Kevin. Partiamo da Luca, che è il nostro esperto insomma delle ruote coperte. A te, Luca. Ciao Kevin, no, semplicemente una, 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 per farci capire in un giro normale a Imola o in qualsiasi altra pista, avere una zavorra di un certo tipo e avere altri eh, limiti dovuti al BOP, cosa cambia nella guida? Se, se cambia veramente tanto, se comunque dici vabbè a 10 kg zavorra in più, cosa vuoi che sia? Beh, innanzitutto, ciao Luca, e seconda cosa ehm, non è tanto la questione dei 10 kg, 10 kg non si sentono quando sei però a 60 kg e più un centimetro la differenza è, è evidente anche dal punto di vista di guida no ma come dicevamo in team life che si è visto cioè tante volte il problema non è solo una questione di giro secco ma è una questione di gara cioè in gara non è facile fermare 60 kg in più per ogni staccata e un centimetro d'altezza in più eh, si mette tanto in difficoltà la macchina da questo punto di vista no? Eh, non è cioè magari uno con, con un po' di esperienza e un po' di, di aggiustamenti tecnici gira in qualifica lo fa anche il problema poi diventa appunto reggere i ritmi di una gara Nicola spazio a te per la tua domanda, Kevin Ceccon Sì, eh, velocissima, volevo chiedere a Kevin, secondo te a livello eh, turismo, quindi TCR, mh, parliamo anche del mondiale, chi è un, il pilota di riferimento in questo momento mh, per tutte le categorie? Chi può essere preso come punto di riferimento e chi invece può essere preso, oltre ovviamente a Kevin Ceccon, come diciamo, stella del futuro per il mondiale? Ma è stella del futuro per il mondiale se si può considerare Erlacher ancora una stella del futuro nonostante sia già campione del mondo, sicuramente è un ragazzo che ha, che ha un futuro roseo davanti a sé è molto giovane, ha già vinto un mondiale, ha tanta esperienza perché ha già tre anni di VTCR più uno di VTCC alle spalle quindi comunque ha tanta esperienza Atskona sta dimostrando di essere veramente forte nelle ruote a trazione anteriore Diciamo che Air Lusher probabilmente ha più una visione a 360 gradi, avendo fatto comunque l'MP3 fa tanti test con la Formula 2 a Manicure. Quindi diciamo che è un po' più a tutto tondo. Atscona ha sempre fatto solo ruote anteriori. Ha fatto mi sembra il TT, ha fatto comunque il TCR per tanti anni. È comunque spagnolo e uomo di riferimento per Cupra. Quindi. Secondo me sono due che hanno eh, un futuro molto erosio davanti a loro. Ecco, intanto vediamo ah, le, le immagini di, di Imola con ah, il tuo successo colto in gara 2, il, il rientro, anche perché poi queste sono scene belle che vanno a, a valorizzare il lavoro di un intero weekend. Immagino che sia grande la soddisfazione, Kevin, di scendere dalla macchina, vedere tutto il team davanti a te e andarsi a, a prendere l'abbraccio delle persone con cui, con cui hai condiviso gioie e dolori non soltanto in un weekend ma anche nell'intera stagione. Sì, beh sicuramente il, cioè, il diciamo che il pilota è la punta dell'iceberg, no? è quello che mette a frutto tutto il lavoro delle persone che lavorano dietro le quinte, quindi diciamo che eh, siamo la parte che si nota, però siamo, siamo contornati da, da tante persone che ci aiutano per ottenere questi risultati, ma io come tutti gli altri, ovviamente. Ok, allora diamo appuntamento a tutti Kevin a Imola, eh, a seguire naturalmente te e il tuo team a fare il tifo, naturalmente. Per, per Kevin Ceccon. Quindi sarà sicuramente un finale molto interessante, perché sarete diversi piloti a giocarvi. Il titolo, quindi uh, tutti al Mugello. Sì, sì, tutti, tutti collegati, o tutti in pista sarà comunque una bella battaglia. Allora io desidero ringraziare davvero Kevin Cecon per essere per la tua simpatia e disponibilità e per essere stato con noi anche nel corso di questa puntata numero 360 di Circus. Kevin, se sei d'accordo, a questo punto. Eh, a prescindere da come andrà ci risentiamo dopo il Mugello così facciamo due chiacchiere, che ne pensi? Sì, tendenzialmente io arrivo ai numeri tondi, ho fatto la 350 la 360 ah. vedremo, faremo la 370 ah. dai. Va bene, va bene, volentieri <ride> Grazie Kevin, a presto Beh, Buona no, serata ciao, ciao Kevin, ciao, grazie molto bene eccolo qua allora siamo in addirittura d'arrivo per quanto riguarda questa puntata di Circus ma prima spazio a Nicola Saglia con le sue news dal mondo indicar e poi la raffica finale concentrata in un minuto per quanto riguarda Luca Pellegrini a te Nicola allora mondo indicar parliamo ovviamente di Laguna Seca eh, Monterrey Grand Prix vinto da Colton Erta Pilota del team Andretti ha ottenuto una bella vittoria. Ha guidato la gara dall'inizio alla fine senza particolari problemi. Se non nel secondo giro, quando il, si è preso un po' ruotate, diciamo, con il compagno di squadra Alexander Rossi. Ad avere la peggio è stato comunque il californiano, la numero 27, che è andato contro le barriere. Quindi, diciamo, da quel momento in poi Erta ha potuto condurre la gara abbastanza tranquillamente. Vediamo le immagini. Eh, Alex Palou secondo ha fatto secondo ha esteso la propria leadership su un patto world che ieri invece è sembrato leggermente più in difficoltà anche se poi non è arrivato troppo indietro, è rimasto comunque in top 5 quindi assolutamente eh, Meno del solito dai. sì, è, è su una pista permanente sta crescendo anche lui ha provato a fare quanto di meglio comunque sia, ha Palou secondo a estendere la sua leadership eh, su, appunto, su Pato Vodi e su Joseph Newgarden, che invece non ha avuto una gran giornata. Questo è il contatto tra i due Andretti. Vede come effettivamente Alexander Rossi, Erte è, è arrivato lungo in curva 2, però Alexander Rossi ha esagerato un attimo l'attacco, poi dopo in uscita c'è stato il contatto. Terza posizione mi piace sottolineare per Romain Grosjean che ha fatto una gran rimonta, sempre aggressivo, l'abbiamo visto tirare una sportellata incredibile al, um, a Jimmy Johnson che era doppiato al Cavatappi, eh, qui sono i problemi invece per Will Power e eh, terza, posizion terza posizione per eh, il buon Romain Grosjean, questo è il suo passo su Dixon, come dire... Eh, per Long Beach settimana prossima aspettiamoci di tutto, però i, diciamo che Palau ha un buon vantaggio, devono capitalizzare sicuramente è, ed è nella squadra giusta per farlo, direi che se fossi io fossi in Palau non vorrei essere in nessun altro team se non con Ganassi, perché sono quelli che hanno forse l'esperienza maggiore, più ancora di Penschi e Andretti, quindi sicuramente sarà una bella battaglia. Però Palau è favorito, eh, comunque vada, ricordiamo la McLaren eh, sta facendo, ha fatto veramente passi da gigante e li ha fatti anche patto World. Sicuramente. Eh, che dire, aspettiamo a questo punto Long Beach, vedremo, mm, sarà sicuramente una gara da seguire fino alla fine, perché appunto ci decide un campionato. E, mh, tra l'altro, ultimissima cosa, è stato diramato anche il calendario del 2022. Indycar, almeno la prima bozza, poi staremo a vedere uh, 17 gare, 15 piste, si torna a partire a febbraio a St. Petersburg, rientra il Canada, quindi rientra a Toronto e rientra anche l'Iowa Speedway, su cui ci sarà un double header, mm, ci sarà una sola corsa vista Detroit, staremo Peccato. a vedere se, se cambieranno qualcosa. Sembrano abbastanza decisi comunque sia a voler riprendere una programmazione normale oltre oceano. Staremo a vedere, tutto dipenderà ovviamente dalla pandemia, soprattutto il rientro del Canada, eh. sicuramente quello, è più, quello più vincolato. Comunque restano, restano le piste più importanti, confermata ovviamente la New Entry in Asheville. Eh, sì, Iowa ritorna un gradito ritorno perché è uno degli ovali classici delle che aveva destato molte perplessità al fatto appunto che voi siete che esclusi, fosse no, stato escluso dal campionato. Escluso. Quindi, c'è ancora Long Beach. Ecco. però, come calendario, eh, secondo me, si, dice, si parlava anche di ovali da un miglio e mezzo, quindi Amsterdam, Miami o Las Vegas alla fine si torna in aula. Uno short track spettacolare quanto si vuole però l'idea di ampliare il progetto su ovale si è ridotta lì e togliere secondo me Belail è un peccato perché il tabuleder di bela ha eh, sempre creato tantissime emozioni però negli ultimi anni non abbiamo mai visto troppi ovali in calendario quindi devono quello fare vero, cose un attimo più vero, gradi non vero. possono ripartire eh, cioè, io Vedremo. secondo me l'unica sarebbe rimettere poco no pericoloso finché si vuole ma resta, resta quello più, più più secondo me caratteristico, poi dopo gli altri possono anche essere interessante. Invece, Pellegrini, volevo tocca a te per le ruote coperte, però adesso no, ti aggiungo una cosa, una, cosa, una cosa: al discorso di Nicola, che dobbiamo evidenziare che Grosjean rischia di vincere il titolo Rookie of the Year saltando 3-4 gare. Questa è una cosa importante, no? certo, certo, perché scomodo a fare tre gare, ok. Eh, Scott McLaughlin esatto perché ha corso cioè, Scott McLaughlin fa tutta la stagione con Tim Penske che non è fin Coin e comunque ha solo 20 punti mal contati di vantaggio ne restano 54 giusto Nicola? Correggi se sbaglio e ancora tutto aperto Tra... e, matematicamente è ancora in gioco anche Joseph Newgarden per il titolo overall anche se obiettivamente è dura che lui possa vincere il, second... il terzo titolo in carriera Vedremo comunque la, la stagione è molto interessante Parlando invece della raffica, ehm Marco, io però prima di iniziare la raffica lascerei la parola a Nicola perché a Vallelunga si è corso questa settimana oltre a posto della Capitalia, che ha visto la vittoria di Leonardo Caglioni e il ritorno al successo di Enrico Fulgenzi, c'è stata la tre ore di, di Vallelunga per quanto riguarda il campionato italiano Gran Turismo. Beh, allora, okay. Fa lui, allora, punto fa lui il segno. conduttore, fa lui il conduttore. Dopo passo l'arresto che ho allora, da dire un po'. Vai, vai, parla pure della travolta di, di Vallelunga, poi procedo io, non preoccuparti Molto veloce, ha vinto vittoria per Audi Sport Italia con eh, Drudi, Ferrari e Una gara assolutamente, mh, e Agostini scusate, una gara abbastanza be be bella, molto bella Secondo e terzo stint, sono stati bravi gli uomini di Audi Sport a mandare in temperatura le gomme prima degli avversari Mm, quindi hanno approfittato di questo per poter allungare e difendersi nel finale dagli attacchi della Ferrari di DF Corso di Antonio Fuoco, bravissimo che, che ha vinto la categoria Pro-Am eh, Podio per eh, Fisichella, Gai e m, Zampieri sulla, sulla Ferrari 488 Evo della Scuderia Baldini Corse giornata negativa per le Lambo Audi torna in testa alla classifica Endurance finale al, al Mugello a fine ottobre, ecco le immagini. Eh, finale al Mugello, mh, sottolineo la presenza in pista con la BMW nera nell'ultimo stint di Bruno Spengler. Direi che questo è un'ennesima un un aggiunta al valore di questo campionato. Bruno Spengler, due volte campione di TM, direi che aggiunge valore in pista e si è visto tutto. Mh, veramente una bella gara per essere un endurance di tre ore. Sembrata quasi uno sprint. Tre, sono sembrate tre gare sprint attaccate. Mm, anche qui ci sarà, si deciderà il tutto al Mugello a fine ottobre e sarà una battaglia senza quartiere perché sono tutti molto vicini. Top. Grazie, gra grazie Nicola. Luca hai due minuti. Un minuto, minuti vado, ce la faccio. Vai, ce la fa, meno DT... male. DTM, hai parlato di DTM è un corso ad Assen questa settimana con due gare molto interessanti che hanno ribaltato letteralmente la classifica generale. Con Liam Lawson, titolato neozelandese, che è il nuovo padrone del campionato, con 10 punti di vantaggio su Marco Wittmann, vincitore di gara 1, nonostante una sanzione di 5 secondi, e eh, invece sono. 15 punti di vantaggio su Kelvin van der Linde che era il padrone del campionato fino alla gara di eh, olandese quarto posto in classifica per Maximilian Goz a 20 punti di ritardo restano ancora 4 competizioni 2 a Hockenheim e 2 a Norisring citt cittadino di Norimberga eh, da segnalare che eh, Liam Lawson comunque non si ferma più perché è riuscito a vincere entrambe le prove di Spielberg e è riuscito a conquistare altri punti preziosissimi in quel di Assen e la Ferrari si sì. è al comando di una categoria in cui non ha mai corso Ferrari invece sta dominando la scena nella European Series quarta vittoria consecutiva nelle quattro gare disputate, seconda vittoria per AF Corse, che ricordiamo che la vettura numero 88 ha saltato la gara inaugurale di Barcellona per problemi di Covid a uno dei tre piloti attualmente, seconda in classifica e quindi attenzione perché può vincere il campionato sono 20 punti di distacco per la vettura numero 88 sull'auto di Aerolink però tutto è ancora aperto così a, come in LMP3 perché a Aspa-Francorchamps è corsa da 4 ore e di KR ha colto il secondo successo in stagione portando a 5 punti il proprio gap da Cool Racing da segnalare la bella prestazione di Tim Villorba Corse che ha concluso il sesto posto e per alcuni giri sta anche al comando della, della gara Prova quella di Spa che ha incoronato definitivamente Robert Kubica, Luis Belletra e Ie, campioni della classe LMP2. Al Via c'è stato un incidente che ha coinvolto la Source eh, G-Drive Racing e United Autosport, l'avventura numero 22 in battaglia, entrambe queste due, con eh, VRT, che al debutto nel campionato vince il titolo in LMP2 dopo aver conquistato meno di un mese fa la 24 Ore di Le Mans ed essere ancora in gioco per il, 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 il trofeo nel che si concluderà a novembre con un doubleheader in Bahrain. Quindi direi: Tipo, che una stagione da buttare via, visto che hanno anche vinto la GT World Challenge Endurance nella classifica overall e hanno conquistato anche la GT World Challenge Sprint. Oltre al titolo Endurance, che ancora in gioco contro la Ferrari, numero 51 di Aerolink. Ultima, ma non meno importante, è quanto accaduto in quel di Bristol, nella Nascar, con quattro piloti che sono stati eliminati dal Round of 16, la prima parte dei playoff: Ari Carmirola, Michael McDowell. Eh, Kurt Bush e Tyler Reddy classano la scena: gara vinta da Kyle Larson, sesta vittoria ogni stagione, in un finale molto acceso, in cui eh, segnaliamo il contatto tra Kevin Hardy e Case, le tutti due hanno anche litigato animatamente nel post-gara eh, vediamo se questa rivalità sarà... in pieno stile avanti. americano dai in pieno stile americano, sì, hanno rischiato di ah, sì. finirla a pugni lancio di caschi è... no. lancio di <ride> caschi a Brinkhurst Lancio dei caschi a Bristol e a Storia. Qui la gara era finita, quindi i caschi sono stati lanciati. però si è arrivati quasi alle mani. Vedremo se la Svega settimana prossima ci sarà qualche ripercussione. Ricordiamo che sono 12 piloti ancora in gioco per il campionato. La Svega, Stella Vega e Charlotte Roval saranno le prossime tre gare a Roval, alla Charlotte a Roval. Ci sarà la seconda delle tre elimination race dei playoff il programma è finito vi ricordo la puntata di a libero questa settimana e poi settimana prossima avremo il GT per Monza, non solo quello ricordo che, che è aperto al pubblico solo nel giorno sì. di domenica però un minimo di ripresa un minimo di segnali e poi ci sarà anche la Formula 1 in Russia naturalmente quindi yes. saremo pronti per uh, raccontarvi la Formula 1 Formula uh, uh, e con... attenzione anche l'epilogo della Formula 3 che ci sarà l'ultima gara della Formula 3 e anche la gara della sì, Formula, sì. Formula 2 e poi canzino. noi saremo comunque a Monza per il GT Open, quindi vi regaleremo tante immagini direttamente sui nostri social dall'Autodromo Brianzolo. Io ringrazio allora uh, Luca Pellegrini per essere stato in nostra compagnia. Ciao Luca. Ciao Marco, buonasera a tutti. Un saluto anche al nostro Nicola Saglia. Ciao Nicola. Ciao Marco, buonasera a tutti. E uh, sì, guarda, salutiamo anche il Grand Prix 3 che dice: chissà, Zeppini cosa combinerà. Beh, sulla eh, pista che ha avuto del mondiale forse ce la fa è la pista di Bottas comunque come direbbe Dan Peterson, fenomenale e... ciao Nicola ciao Luca, ciao a tutti i nostri ascoltatori che sono stati in nostra compagnia anche questa sera Circus tornerà lunedì prossimo in questa Summer Edition valida solo per il mese di settembre anche se domani è l'ultimo giorno d'estate de alle ah, ore 19 dopodiché da ottobre lo ribadisco, torneremo Torneremo eh, nella nostra consueta fascia oraria alle ore 21, continuate a seguirci su tutti i nostri canali social domani sera alle ore 21, mi raccomando grandi ospiti con la Motorbike Circus parleremo di due ruote in compagnia di eh, super ospiti ovviamente provenienti dal mondo della MotoGP Moto... Superbike, Superbike e quant'altro insomma eh, ne vedrete delle belle, grazie a tutti e buona serata, ciao!